si chiama Casaroli. Questa volta però non è il famigerato rapinatore a sparare sotto i portici di Bologna, è Renato Salvatori, che sostiene la parte del bandito nel film di Florestano Vancini. La vicenda ricostruisce cinematograficamente le gesta della banda che si rese tristemente famosa in Italia nel 1950 e ha come interpreti Salvatori, Thomas Millian e Jean-Claude Brialy. Un operatore installato con mezzi di fortuna all'esterno di una vettura tranviaria riprende uno degli episodi più drammatici del film e mentre i banditi della finzione sparano all'impazzata, i bolognesi seguono tranquilli la ricostruzione di scene che a suo tempo seminarono il terrore nelle vie della città. A Bologna quei fatti sono ancora vivi nel ricordo di tutti. Dopo la rapina al Banco di Sicilia, uno dei banditi fu ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia. Un altro si uccise in un cinema durante la proiezione di un western. Gli ultimi due furono arrestati dopo una drammatica, allucinante caccia all'uomo.